Forte. A farci da Virgilio in questo viaggio è con noi un maestro d'eccezione, il professor Ivano Dionigi, ordinario di letteratura latina e rettore dal 2009 al 2015 dell'Università di Bologna. Campanella! L'uomo classico aveva una visione unitaria, coerente, intera di sé e del mondo, dove tutto si teneva, il sé e l'altro da sé, il dentro e il fuori. Il cosmo e l'individuo, la politica e la cultura. Potremmo dire che l'uomo classico dava del tuo alla vita. C'è una parola latina che come chiave ci introduce dentro questa stanza del mondo classico. La parola è finis, che aveva tre significati. Il primo significato è il confine. Quel confine da non varcare. A Roma c'era addirittura il dio Terminus, il dio Termine, che segnava i confini. Cicerone scrive i confini del bene e del male. Orazio dirà che ci sono dei limiti ben definiti al di qua e al di là dei quali non c'è né giustizia né rettitudine. Il secondo significato è la fine, la morte. Quel precetto scolpito sul Tempio di Delfi, conosci te stesso, significava questo. Sappiti mortali, riconosci il tuo limite definitivo. E poi il terzo significato di finis è il fine, lo scopo. E il fine e lo scopo era quello di riconoscersi nella natura, di acconsentire alla natura. Ebbene, questi tre significati, il confine, la fine, il fine, si tenevano tutti in modo coerente, erano in armonia. Perché? Perché rispondevano a due concetti. Al concetto che positivo era ciò che era notum, ciò che era tradizionalmente tramandato, conosciuto, e l'altro era ciò che era finitum, portato a termine, quindi perfezionato. Allora intimidiva, insospettiva, che cosa? Tutto ciò che era novum, mai visto, inaudito, inaspettato, e tutto ciò che era infinitum, non finito. La spedizione degli Argonauti, oltre le colonne d'Ercole, sarà definito un nefas, un sacrilegio, perché varcherà i limiti del notum, di ciò che è noto, e del finitum. E noi oggi sembra che siamo tutti in una sorta di spedizione argonautica, perché quelle tre parole, il confine, la fine e il fine, non si tengono più, procedono con autonomia assoluta, sono irrelati, come tre lati di un triangolo equilatero che si è scomposto. Noi oggi cosa tendiamo? A delegittimare il limite, a delegittimare la fine, la morte. Parliamo già di una società postmortale e facciamo fatica a riconoscere il limite perché non abbiamo più ciò che media, cioè la politica. Allora i classici maestri in che cosa? Se noi oggi abbiamo girato le spalle e guardiamo da un'altra parte. La direi così, ci sono maestri nel porre le domande, penultime e ultime. Le risposte toccano a noi. Campanella, professor Ivano Dionigi, grazie per questo.